Signor Hanford, caratterizzato da eventi che segnano fortemente il rapporto tra Maria Sofia e il suo consorte. Benché i loro rapporti intimi non fossero mai stati particolarmente intensi, la notte di Natale del 1969 la regina partorì una bambina, a cui fu posto il nome di Maria Pia, Maria Cristina Pia. La minocenta reale, però, già che nasce dalla nascita, si spense il 28 marzo dell'anno successivo, a 3 mesi appena compiuto. Morì la sera fra le braccia della madre, in lacrime. Quando dovette distaccarsi da Maria Sofia, pazza di dolore, prese la piccola cassa in cui era stata deposta la bambina e, sorreggendola tra le braccia, la portò a lei affinché potesse baciare per l'ultima volta la sua unica figlia. Poi cadde a terra per i vari sensi. Nel 1870, pochi mesi prima che i piemontesi imbarbonissero anche dello Stato della Chiesa, Francesco e Maria Sofia lasciarono definitivamente Roma. La morte della loro figlioletta era stata per loro molto tremenda. Lui si abbandonò a una vita sempre più mistica. Lei sembra aver definitivamente perduto quell'antico ardimento che le aveva fatto guadagnare il nome di Elena di Medica. Si sposteranno spesso attraverso le mura. Ferma da dai, non fa niente. Avendo però come base fissa Parigi. In seguito, l'ex sovrano, che ormai si faceva chiamare Conte di Castro, o addirittura semplicemente New Fabiani, si ritirò in volontario esiliato nel Tirolo, dove morirà il 27 dicembre 1894. Molto impegnato di Bisogno, ha 58 anni. Maria Sofia, invece, seguendo sempre la sua naturale irrequietezza, cioè la brigantessa brigantesca della sua indole, si spostava sempre più spesso tra Monaco di Baviera, Londra e soprattutto Parigi, dove, secondo una recente ipotesi, frequentò ambienti e figure anarchici con i quali avrebbe condiviso la responsabilità dell'organizzazione dell'attentato che passò la vita a Umberto I, il 29 luglio 1911, consumando così la sua nemesi storica contro gli odiati Savoia. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, in quanto tedesca, fu costretto a lasciare la Francia e fissò la sua residenza a Monaco, in un modesto appartamento di un antico palazzo di famiglia della Ludwigstrasse. Le facevano compagnia di Marie Cavalieri Napoletano e di segretario Carlo Barcellona. Ogni qualvolta le sue limitate finanze glielo consentivano, si recava nei campi di concentramento di prigionieri italiani. Fra questi soldati, laceri ed affamati, cercava i suoi napoletani per distribuire loro, come a Gaeta, dei sigari, forse delle coperte e sicuramente qualche bugia circolare, come dice Ferdinando Rosso. Molti italiani visitò la regina nei campi di prigionia, parlando loro in italiano, e quel che se ne meravigliavano, a quelli che se ne meravigliavano, ci spiegavano: sono una signora che conosce bene Napoli, oppure ho imparato da giovane a parlare italiano. Poi diceva, povera gente, si stupiscono di trovarmi così simile a loro, perché domando se hanno avuto la loro relazione di tolleranza. Regalò tutti i suoi libri italiani. Altrettanto buono e coraggioso come è stato un tempo quando la regina soldata aveva combattuto gli sbatti di Gaeta e sempre pronta a schierare.